E Maurizio Buonanno che vi parla dalla postazione dello Stadio Vibonese. Si celebra oggi la 27esima giornata del campionato nazionale Lega Pro di Serie C. Di fronte la Vibonese e il Catania. La dà a Welbeck. Russotto. Tente un varco, un tiro, vola. Marson e dice no. Russotto ancora a Welbeck. Welbeck per Dall'Oglio, manovra, ancora un tiro da fuori da parte dei giocatori del Catania con un varco. Mannè è libero, arriva al limite dell'area, buoni dribbling, entra dal rigore, praticamente dal dischetto, tenta il tiro, si immola. Riesce la testa di Giosa, poi quella di Laribi, il controllo di Tumbarello per Plescia. Plescia al centro, si fa spazio, dentro il rigore, tenta il tiro e segna! Spunto di Plescia, che rimane sicuramente un attaccante degno di questo nome. Spunto di Plescia che centralmente si incunea. Russotto, raddoppiato e penato, poi Sarao tenta dal limite dell'area, dalla bandierina, pronto a battere. Salta di testa e pareggia Sarao. Dopo 4 minuti, subito il Catania ritrova e riprende la partita. Indietro a Silvestri. Laribi che prova a lanciare Statella, troppo angolato, quindi Giosa ha buon gioco, però un errore di disimpegno del Catania, libera Statella, dentro la rigore, Statella la tocca per Plescia che ci mette sì il piede. Dell'Oglio, che Rosaia, Russotto, ancora una volta Russotto ci prova da fuori, si è ripetuta ora al 67esimo minuto. Calcio d'angolo del Catania, ancora una volta Sarao ha la possibilità di saltare, qua sarà l'ultima azione della partita, ma la Vibonese non intende spingersi in avanti più di tanto, l'arbitro dice che può bastare, si accontentano di un pari, così come è avvenuto nella prima sfida nel mondo professionistico tra Catania e Vibonese, che nel 2016-2017 pareggiò 1-1, altrettanto 1-1 è il pareggio di oggi.